Ok, adesso con Sid. Ora non so se c'è un Moguri nelle vicinanze. Però in ogni caso, dobbiamo cercare di liberare gli altri. Ah, merda! Si è girato quasi subito. Maledetto. Ma vaffanculo, cazzo di boghi di merda! Oh, pezzo di merda! Vaffanculo, stronzo! Allora, controllo i pesi. Legno, se non sbaglio, quella è argilla. Ah no, terra, vabbè. Legno, terra. Pietra. E ferro. Metto i pesi sulla bilancia. Non mi ricordo. Mi sembra che era legno, pietra, terra, boh. Ah. Quindi vuole il peso di ferro in mezzo alle scatole. Proviamoci di nuovo. Allora, metto i pesi sulla bilancia. E proviamo legno, pietra o terra, pietra e ferro. Così, terra, pietra e ferro. Cioè, più pesante di così. Ora non me li ricordo perché questo pezzo è praticamente una cosa che fai una volta sola e quindi poi te la dimentichi. Proviamo adesso. Salgo sulla bilancia. Sì, adesso va più che bene. Ah, finalmente. Ok, dovrebbero essere tutti liberi. Ok, prima di andare avanti io direi di, a parte salvare e chiudere la puntata, però oltre a quello vorrei vedere un attimo l'equipaggiamento. Ok, proviamo a cercare un Moguri nelle vicinanze, sempre se c'è. Oh, meno male. Mojito, da dove cazzo... Ah, anche tu vendi roba? Possiamo proseguire. Allora, non dimentichiamoci che Gina negli altri si trovano... nella Hilda Garden 1, probabilmente stanno tornando qui nella regia del deserto. E dobbiamo cercare di accendere tutte queste candele qua. Come vedete, accendendo le candele, possiamo, cioè si accendono queste sfere qui e possiamo prendere appunto degli oggetti interessanti. Anello di nozze. Inoltre dobbiamo farlo anche per un altro motivo, perché il boss che dovremo affrontare tra un po', dipenderà da quante, la sua forza dipenderà da quante sfere abbiamo toccato, abbiamo acceso. Ma ho sentito un rumore. Ah, che mi segue con lo sguardo, vabbè. Ok, però io voglio andare qui. Vediamo se ci sono candele. Ah, ok, era... Cioè, dovevamo vedere un po' che cosa ci accende... Che cosa accendendo si... Si toglieva, vediamo. Ok, quello per il momento lo lasciamo spento. Non mi ricordo una ceppola di niente. Vabbè, se adesso sparisce qualcosa. No, si chiude qualcosa. Vabbè, se si tolgono le statue. Ah no, aspetta un attimo. Se io provo ad accendere anche quelle candele, che sembrava non avere, non sortire alcun effetto.
Ok, tipo una statua se n'è andata a quel paese. Cioè un paio di statue se ne sono andate a fanculo. Ora ci spostiamo e accendiamo tutte queste candele qui. Cioè questi specie di ricettacoli dei Lord. Citazione. E no, a quanto pare. Interessante. Forse devo provare ad accendere anche quei due specie di ricettacoli che ci sono lì. Questo l'ha tolto, ok. E questo niente. Ah, però io adesso posso tranquillamente accendere queste due, anche se mi chiude quelle porte, perché tanto abbiamo tolto le statue. Vediamo se adesso ti accendi. Ok, abbiamo acceso un'altra sfera. Eccola qua. Guardiani del palazzo, estraete da questa catena il potere magico per offrirlo agli dei. Vediamo che oggetto mi dai. La cavigliera. Cosa è successo? Se accendi tutte le luci non si apre il cammino. Peccato che le ho accese tutte, vabbè. Ah, la bugia dell'angelo, ecco perché. Qua invece mi sa che bisogna spegnerla, o no? Sì, vabbè. No, qua sono accese tutte tranne questa. E infatti. Guardiani del palazzo, estraete da questa armatura il potere di resistenza per offrirlo agli dei. Grazie. Amianto ba. Sono tutti oggetti che c'ho già. Maledetto. Allora, qua si sale. Ah, qua ce n'era un altro, se non sbaglio. Qua abbiamo le candele. Qua abbiamo altre candele che però non si accendono. Accendo questa. Ok. E qui che cosa, dove mi porta? Ah, perfetto. Guardiani del palazzo, estraete da questo bracciale il potere schivante per offrirlo agli dei. Vediamo cosa mi dai. Probabilmente oggetti che c'ho già. Fascia di Sokai. Fascia di sto cazzo, altro che. Però questa candela non mi caga. Non è che ce n'è un'altra qui nascosta. Ok, questa si accende. Ah, piano piano bisogna accendere, va bene. Non è un problema. Qua c'è una candela. Qua c'è un'altra candela. E lì probabilmente c'è la. Lì c'era il boss, se non mi ricordo male. Allora, tutte queste rotture di balle ci sfrutteranno ovviamente durante la battaglia. Purtroppo non potremo rubare oggetti perché non abbiamo Gina nel party. Però vabbè, sti cazzi. Accendiamo anche questa. E what? Ah, adesso posso passare qua. Consegno la lettera a Mongul, perfetto. Ok. Altre lettere hai tu? No. Salviamo. Ok. Perfetto. Possiamo proseguire. Qua ci sono altre candele. Ah, questo era. Dovrebbe praticamente essere in questo modo, cioè l'ombra dovrebbe proiettarsi verso sinistra. No. Non mi ricordo. Kefia, il Kefia non ce l'ho. Meno male, un oggetto nuovo, vediamo. Ade, 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 assolutamente. Allora, però se non mi ricordo male, c'era questa cosa. Che l'ombra doveva proiettarsi verso lì.
Per il momento abbiamo preso l'oggetto, ora vediamo, proseguendolo. Allora, prima facciamo così. Vedete che... Sì, infatti, si è aperta la scala, mi ricordavo bene. Però prima di fare quello, proviamo ad accendere tutte le luci, infatti, perché c'è una sfera da prendere. Grazie. Fondina Veneta. Ah, è un guanto per Freysia. Vediamo se sì, ce l'ho Freysia, perfetto. Vediamo cosa mi dà. Vabbè, la mettiamo perché mi dà più forza, praticamente. Vabbè. Accendiamo anche questa. E poi spegniamo questa. Ah, ora mi ricordo, perché praticamente quando cambiavamo l'ombra, a seconda della candela che accendavamo, come che si dice? Non mi viene il termine. L'ombra diventava, poteva somigliare o a un angelo oppure a un demone. Ora, io non so se tutte le sfere... No, torniamo indietro, perché c'era... Quella scala all'entrata che non ho cagato neanche di striscio. Ok, qui abbiamo un altro paio di candele. Perché non le avevo viste? Ok, ragazzi, ci troviamo di nuovo qui. Proviamo a vedere se mi sono dimenticato qualche sfera luminosa qui. Qua c'è una candela. Però, boh. Però fuff. Ah, è questo tesoro. Non l'avevo neanche visto. Ok, ci ritroviamo qua. Vediamo se abbiamo fatto tutto bene. Ed ecco il boss, ragazzi. Questa specie di tavoletta gigante trae potere dalle sfere luminose che non abbiamo spento. Una. Due. Tre. Quattro. Quante sono le sue? Cinque. 6. Ok, nessuna accesa, meno male, meno male. Sono tutte spente, quindi gli possiamo fare il culo a 3-7. Allora, io farei ali dal vento immediatamente. Poi, no, vabbè, non mi serve fare questa cosa. Facciamo invoca Odino. Poi magia blu. E vado di auto. Porca miseria, oh. Allora, per questo cosa faceva? No, non mi interessa. Dracoken. Eh sì, vabbè, ma dovresti fare danno. Ah no, Aspeodino no. Senza un oggetto non fa danno, è vero. Allora, facciamo magia bianca. Dispel non ce l'ho? No. Però ho reflex. Allora facciamo Kero Shot. Magia nera. Flare. Su Daga mi sa che c'ha reflex. Perfetto. Poi Dracoken. Cos'è Soffio Vitale? No, non mi servi. Allora salto. Con doppio reflex avrei fatto molto di più. Ah, l'ho già ucciso. Ah, che schifo. Che merda. Vabbè, c'ho i PG forse un po' troppo potenti per questa zona. Ok. 11 AP per noi. Buono. Non male, che raddoppiati dall'abilità diventano 22.
Vediamo se abbiamo imparato qualcosa. Vabbè, sempre rigiene. Accendiamo la luce. Se no non ci vediamo. Ok, dobbiamo tornare immediatamente da loro. Non so se tipo... vabbè, non importa, dai. No, importa, importa. Allora, guardiamo se abbiamo abilità da far imparare i nostri PG. Ah no, l'ho già fatta Oilevert. Ho controllato Oilevert, che stupido. Vabbè. Allora, adesso se non sbaglio, poi dopo Oilevert dovremo andare lì proprio a Estogazza dove siamo andati poco fa. Qua non fa niente. Massima concentrazione. Prima non ci poteva neanche vedere Steiner. Ci odiava con tutto il cuore. Adesso invece... Vediamo se qua ci sono oggetti. No. Ok ragazzi, allora il problema è uno solo. Ico è stata rapita da Ciccio Frizzo, quindi dobbiamo inseguirlo. Ma prima di inseguirlo, qua c'era... c'era una carta. Oh. No, 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 oh, non scherziamo, qua c'era una carta, c'era la carta Hemingway. Allora, io mi ricordo che c'è...
Ah, eccola dov'era. Che poi ragazzi è una carta veramente rara. Guardate dov'è. Questa non so neanche se si può trovare da altre parti, sinceramente, ora non mi ricordo. Comunque dobbiamo provare a inseguire Kuya per ovviamente salvare Ikko. Qua non è che ci sono oggetti tipo nascosti. No. Qua no. E neanche qua, va bene. Allora. Se non sbaglio, lì si rientra al palazzo, quindi a noi non ci interessa. Qui invece si va via. Oh. Ecco. Ovviamente l'Hilda Garden 1, se non sbaglio, dovrebbe essere andata via. E infatti non c'è più. Ed è sparita, probabilmente è già partita per l'isola splendente, per Estogazza. Ok, se non sbaglio dovrebbe darmi infatti questa scala con cui noi possiamo andare di nuovo al Narciso Blu. Ok ragazzi, praticamente tutti i personaggi sono impostati come Amaranth, si può dire. Sempre Ast. Slot, vabbè, difesa che sinceramente anche a questo punto del gioco non ho ancora capito come funzioni. Occhio per occhio, che serve il contrattacco. Poi level up, abilità up, Insonnia di Stenerbe e Antimedusa, che sono, diciamo, gli status più... Ma io metterei anche Anti-Caos al posto di Insonnia, perché Insonnia è meno pericoloso di Anti-Caos. Cioè, il sonno è meno pericoloso del caos. Poi, vabbè, alcuni personaggi tipo Steiner abbiamo messo HP, vabbè, 10 up, Vigilanza a Steiner, assolutamente, perché almeno... Allora, togliamo Insonnia, mettiamo Anti-Caos. Poi a Gillan, vabbè, Mano di Velluto e Creptomane le metto perché metti il caso che incontri un boss. Mi serve rubare in fretta, rubare il più velocemente possibile. Ragazzi, per il momento è tutto. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima puntata di Final Fantasy IX.